amico della Leopolda da ormai 10 anni, sindaco di Ercolano, ha lavorato duramente in questi 5 anni e adesso si ricandida a guidare la sua città con orgoglio e coraggio, ma soprattutto con Italia Viva. Ciro, buon aiuto. Ricordate che ha pronunciato queste 3 frasi? Dobbiamo uscire dall'euro, voglio pieni poteri, quella sbruffoncella tedesca di Carola Rackete fa politica sui migranti. La ricordate questa vergogna? Ricordate la tensione morale che si respirava nel paese soltanto 3 mesi fa? Bene, abbiamo il coraggio di dire che grazie a Matteo Renzi tutto questo sembra essere successo 1 secolo fa? Abbiamo il coraggio di dire che qui si respira un'aria completamente diversa, che siamo alla Leopolda, dove la politica emerge in tutta la sua bellezza, in tutta la sua vivacità. Io c'ero tanti anni fa quando tutto questo è iniziato, ci sono stamattina e ci sarò anche il prossimo anno, perché la Leopolda è la mia famiglia, perché Italia Viva è casa mia e in questa casa io voglio scrivere il futuro del mio paese e dei miei figli, Angela e Renato, che hanno 8 e 7 anni. Gli ultimi mesi sono stati abbastanza incasinati, tanto è cambiato, un nuovo governo, una nuova partnership, un nuovo partito. 3 cose però per noi non sono cambiate e non cambieranno mai. Il nostro impegno, la visione che abbiamo del paese, è il modo di interpretare la politica. In Italia Viva la politica va interpretata con coraggio, con passione e soprattutto sempre con il sorriso sulle labbra. E qualche sindaco e qualche amministratore qualche settimana fa come me si è trovato davanti a un bivio. Da un lato una strada larga, quella del Partito Democratico, e dall'altro una strada un po' più stretta, in salita, quella di Italia Viva, ma una strada fatta di futuro, di politica, di progetti. Io non ho avuto dubbi, basta guardare questa sala, se tutti quanti insieme percorriamo quella strada in salita con l'entusiasmo che c'è stasera, sono certo che da lassù il panorama sarà straordinario e l'Italia sarà ancora più bella. È stata una scelta difficile? Sicuro. Lasciamo tanti compagni di viaggio. È stata una scelta rischiosa? È probabile. Nella mia città tra poco si vota. Però noi da questo palco e dalla Leopolda abbiamo imparato una cosa, che oltre alla politica c'è la vita ed è bella uguale. Abbiamo imparato che quando torniamo a casa dobbiamo poter guardare i nostri figli negli occhi. Abbiamo imparato ad avere coraggio e ad essere liberi. E allora io non mi tiro indietro. Io sono coerente e mi fido del progetto di Matteo Renzi e soprattutto sono orgoglioso del governo di Matteo Renzi e di quei 1000 giorni. E lo dico da sindaco di una città difficile. Matteo Renzi è stato uno dei migliori premier della storia della Repubblica Italiana e dobbiamo avere il coraggio di dirlo, non dobbiamo avere paura di dirlo, perché la verità e i risultati parlano per lui e per tutti quanti noi che abbiamo un leader come lui. Per chi non lo sapesse, io sono sindaco di una città del Mezzogiorno, una città di 55.000 abitanti un po' particolare, dove ci vuole coraggio per fare tutto. Ci vuole coraggio per combattere contro la rassegnazione, ci vuole coraggio per combattere contro i pregiudizi, ci vuole coraggio per combattere contro il disagio e contro la povertà. E per me avere coraggio significa andare nelle scuole e parlare ai bambini, ma non scuola per scuola, aula per aula, bambino per bambino, e spieghiamo ai ragazzi di 10 anni che l'unico antidoto contro la povertà e contro il disagio non è il reddito cittadinanza, non è l'assistenzialismo, ma è la cultura, che l'unico antidoto contro la criminalità organizzata è l'istruzione, che è l'unico ascensore sociale che esiste. Non è la raccomandazione, ma è la scuola. E nella mia città abbiamo provato a investire nelle aree più disagiate,
per capirci dove prima c'era la camorra. Noi non dobbiamo avere paura di dire che nel mezzogiorno c'è la mafia, c'è l'Andrangheta, c'è la Sacra Corona Unita, c'è la camorra, che non solo nel mezzogiorno ma spesso anche nel nord, perché altrimenti facciamo come l'ex ministro degli interni, che se avesse utilizzato lo stesso disprezzo che ha usato per i migranti contro la malavita organizzata, probabilmente adesso staremmo meglio in Italia. Questa è la verità. E io lo posso dire perché Ercolano, nella mia città, la camorra c'è stata e non c'è più. C'è stata e non c'è più grazie al coraggio della gente comune, grazie al coraggio dei commercianti che hanno denunciato i loro aguzzini e li hanno fatti arrestare. In 2 anni ci sono stati 500 arresti nella mia città, di cui 44 ergastoli. E adesso la politica sana va in quei luoghi a parlare di legalità, di turismo e di cultura. Legalità, turismo e cultura. E a novembre, tra qualche settimana, dove insisteva un clan, dove c'era un clan, realizzeremo e inaugureremo una caserma dei carabinieri, perché dove prima c'era la camorra adesso ci sarà lo Stato, e dove insisteva il clan rivale noi inaugureremo la passeggiata archeologica sugli scavi di Ercolano, perché Italia vive questo: dove prima c'era la criminalità organizzata adesso ci dovrà essere la bellezza, la cultura, la solidarietà e la voglia di ritrovarci insieme. Grazie a tutti.